Com'è partita questa attività e da che numero civico di via Prenestina? Il numero civico è sempre lo stesso, 386 CD. Noi siamo qui dal 1978. Sì, 68 o 78? 78. Abbiamo rinnovato il locale 4 anni fa. Diciamo il settore merceologico è stato sempre calzature. Sì, calzature, pelletteria. All'inizio sicuramente erano attività un pochino più su medio fine, cioè più su, per persone un pochino più qualitativamente più elevati, diciamo. Sì. Adesso magari, quindi articoli di moda, un pochino, diciamo, più di moda e di lusso. Adesso magari, non so, anche forse i tempi, il quartiere, i consumi si sono un pochino più abbassati come livello di spesa. Cioè la calzatura, diciamo, è diventata sempre meno, cioè una volta ci si faceva più affidamento e quindi sì, si faceva più affidamento, era una spesa importante, diciamo. Era una spesa importante, ma era anche persone che ci tenevano di più a farsi un capo di qualità. Oggi magari il capo di qualità è molto meno importante, cioè non è che è meno importante, è importante, però non hanno disponibilità sicuramente, forse è questa la ragione. Diciamo che 20-25 anni fa c'era più disponibilità e più facilmente si acquistava cose di qualità. Oggi si guarda più il prezzo che non la qualità. Ecco, quali sono stati i motivi che vi hanno fatto avere successo nella vostra attività? Il segreto, diciamo, del... Diciamo che è sempre stato il fatto di avere persone che erano sempre accorte nella vendita, nel senso noi abbiamo delle persone che stanno qui da tanti anni, che sono sempre, sanno dare consiglio, sanno dare... fanno stare la persona a suo agio, sì. Quindi diciamo è l'affidabilità. L'affidabilità, sì, sicuramente. Quindi, poi logicamente abbiamo sempre cercato di dare la qualità, nel senso non guardavamo proprio le cose più economiche, diciamo le cose più qualitative. La gente veniva per trovare le cose più qualitative nel nostro negozio. Quindi vi siete specializzati in questo tipo di settore, diciamo. Questo sia per la calzatura che per la pelletteria. Sì, anche per la pelletteria. Poi oltre a questo negozio abbiamo messo anche un altro negozio a Piazza dei Mirti, via delle Mirti. E sempre con Federici Orfei, quest'altro. Poi ce n'abbiamo uno in franchising che è quello di Melluso. Quindi questo è lo sviluppo che abbiamo avuto questi anni. Sì. Ecco, nel frattempo, diciamo, i gusti dei clienti come sono cambiati e in che cosa in particolare? Ma i gusti dei clienti è quello che dicevo prima, che magari prima ci tenevano più ad avere un capo di qualità, di elegante, carino. Oggi si guardano molto più... Magari preferiscono articoli di elettronica, altre cose, oppure... Ma questo non lo so, sinceramente noi andiamo solamente a scarpe, quindi non vedo tutti, certo, se preferiscono articoli di elettronica, però logicamente... Che li spendono, diciamo. Sì, sicuramente. Il fatto che le scarpe è un prodotto che costa, diciamo così, non è come l'elettronica che viene stampata e via, c'è tutta una lavorazione per cui logicamente il costo, il prodotto costa e non tutti magari vogliono spendere tutto.
Ecco, nel frattempo, diciamo, il quartiere dal 78 ai giorni nostri, com'è cambiato? Perché nel 78 c'erano diversi problemi anche di formazione del quartiere. Sì, ma qui magari dal 78 ad oggi non è che è cambiato niente, perché qui non è che ci sono state nuove costruzioni, sempre le stesse, quindi il quartiere si è invecchiato nel frattempo, come si sono invecchiati i clienti, e come tutti i clienti un po' in là sono più guardano più al risparmio che non ai consumi. Ecco, nel frattempo, diciamo, c'è stato, oltre all'invecchiamento del quartiere, anche il cambiamento della popolazione, quindi sono venuti, diciamo, comunità straniere che si sono insediate qui nel territorio. Voi avete rapporti con loro e di che tipo? Sì, ma noi abbiamo, per esempio, dei clienti che spendono un pochino sono i cinesi, sinceramente. Abbiamo più di qualcuno, qualche cliente seguono di più la moda. Seguono un pochino più la moda, spendono con più facilità, forse perché hanno più disponibilità. Poi ci sono tanti di colore, ma li vedo un pochino resti a spendere. Poi ci sono, poi al solito, polacchi che comunque spendono, però è una cosa normale. Abbiamo degli articoli medio fini, diciamo così. Una volta forse era un pochino più, più elevato come costo, no? Avevamo più ditte che costavano di più. Poi mano a mano abbiamo dovuto ridurre poi i prezzi, perché ridurre il tipo di vendita, perché logicamente quelli non si vendevano più. Ecco, problemi di sicurezza ce ne sono qui in questa zona del quartiere? Non particolari problemi.